giornalista pubblicista e poi è arrivata questa occasione, ci siamo candidati, siamo arrivati in Parlamento con l'idea di dimostrare tutto quello che avevamo detto della politica fino a qualche mese prima della campagna elettorale. Abbiamo sempre detto che nel 93 i cittadini avevano votato un referendum che diceva basta soldi ai partiti, finanziamenti pubblici, e noi abbiamo detto si può fare politica senza soldi pubblici e non aspettiamo una legge che abolisca quelle milionate di soldi che arrivano all'interno dei partiti. No, noi non li prendiamo e basta, e così abbiamo fatto una campagna elettorale dove ci eravamo impegnati con voi a rifiutare tutti i rimborsi elettorali che potevamo prendere, e subito dopo le elezioni, il giorno dopo, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Ma non solo questo, i soldi del finanziamento privato, cioè quello che voi ci avete dato al movimento, che vi siete dati con piccole donazioni di 20 euro e 30 euro, che in tre mesi hanno raggiunto 780.000 euro di finanziamento privato al Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale, quei soldi non li abbiamo neanche usati, non ne abbiamo usato neanche la metà, e quello che è avanzato l'abbiamo dato ad una scuola di un comune dell'Emilia terremotata per costruire una palestra, e abbiamo dimostrato la prima cosa. Abbiamo dimostrato che si poteva fare politica senza rimborsi elettorali, e tra l'altro classificandoci come prima forza politica in Italia. In tre anni abbiamo fatto questo. Avevamo detto che i politici erano persone che dovevano stare poco nelle istituzioni e guadagnare poco, perché se io eletto penso di dover fare la carriera politica, il giorno dopo penso sempre a come farmi rieleggere tra 5 anni, e così mi dimentico il programma, dimentico totalmente gli interessi dei cittadini e comincio a pensare a come raccattare voti, che voi sapete meglio di me, si possono raccattare in tanti modi. Forse il metodo del consenso è quello più difficile, perché devi rispettare gli impegni che hai dato, che hai preso con i cittadini. Il metodo dello scambio clientelare con uno stipendio di 20.000 euro è tutto molto più semplice, e così ci siamo dati una regola, la regola dei due mandati, e abbiamo dimostrato che la stiamo osservando. Io sono al mio primo mandato, se cade la legislatura finisce il mio primo mandato, vado al secondo mandato e ho finito. Quindi io ho un margine di tempo entro cui dimostrare che le cose che dicevo le voglio realizzare. Se ce la farò, tornerò in un mondo migliore. Se non ce la farò, arriveranno altre persone che magari avranno più entusiasmo di me per provare a cambiarle. Era questa l'idea. E poi i soldi. Beh, guardate, io come vicepresidente della Camera dovrei guadagnare 21.000 euro netti al mese. Ora, voi sapete che cosa sono 21.000 euro netti al mese, nel senso che probabilmente la media qui in mezzo di voi ne guadagnerà neanche un ventesimo. Ora, il discorso è questo: se io volevo tenermi tutti questi soldi, lo potevo fare, perché quelli arrivano comunque nel mio conto corrente. E poi andavo nei talk show, venivo qui sul palco e vi dicevo: dovremmo ridurre i costi della politica, ci vorrebbe una legge. E sono quelli che per anni a me mi hanno fregato, perché io guardavo, diciamo a 16 anni, 18 anni, guardavo qualche trasmissione politica e c'erano questi tipi che andavano, di tutti gli schieramenti, andavano nei talk show e dicevano: bisognerebbe ridurre i costi della politica. Infatti noi abbiamo presentato un disegno di legge, e io dicevo, già allora cominciavo a pensare: ma questo guadagna tutti questi soldi e dice che deve ridurre i costi della politica, ma perché invece di aspettare una legge non comincia a ridurselo subito il suo stipendio e lo mette magari da qualche parte? Beh, noi l'avevamo detto che si poteva fare, e questo gruppo parlamentare da 11 mesi restituisce metà del proprio stipendio, che oggi hanno implementato un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà dove ci sono già 4 milioni di euro di nostri stipendi. E l'abbiamo fatto senza aspettare una legge, perché il fatto di aspettare sempre una legge è il metodo con cui ci hanno fregato per 20 anni, perché tutti se lo tenevano lo stipendio, che comunque entra nei nostri conti correnti. Io ogni mese faccio un bonifico al conto del Ministero dello Sviluppo Economico, che finanzia le piccole e medie imprese, ogni mese restituisco la metà del mio stipendio più tutte le indennità di carica che non tocco, perché in quei 21.000 euro al mese ci sono circa 2.000 euro dell'indennità da vicepresidente, c'è anche l'auto blu, ci sono telepass illimitati, telefonini illimitati, cellulari illimitati, con credito illimitato, e ci sono 6.500 euro di spese di rappresentanza che può utilizzare un vicepresidente, più tutto il trattamento che ha anche Giulia, Massimo, cioè il trattamento economico del normale deputato,
che si compone di indennità, diarie, rimborsi, quelle cose noi ve le rendicontiamo su un sito internet che si chiama tirendiconto.it, dove potete andare a leggere. Ora, da noi, un vicepresidente della Camera, che è uno degli incarichi apicali della Camera, costa la metà dell'ultimo deputato senza incarico di qualsiasi partito. Ed è questo quello che noi siamo riusciti a dimostrare. Ma perché lo riusciamo a dimostrare? Perché io, come tanti miei colleghi, giriamo molto di più l'Italia di quelli là che si prendono tutte le indennità e così via. Riusciamo a fare politica con metà del loro stipendio. Ed è questo che dovevamo dimostrare e l'abbiamo fatto. Io perché vi racconto tutte queste cose? Perché questo è l'unico movimento, secondo me. Io mi ci riconosco perché ci sto dentro e fino a un anno fa ero un cittadino, non ero un eletto nelle istituzioni. E mi riconosco a distanza di un anno perché è l'unico movimento che il giorno dopo le elezioni ha cominciato a realizzare il programma elettorale, che è una notizia in questo paese. Perché voi adesso vi apprestate a fare le comunali, ci sono le regionali in tante regioni, i programmi saranno tutti bellissimi. Non vi illudete di poter discutere con l'elettore di un'altra forza politica, di un partito, che il nostro programma è più bello del loro. È una follia, guardate, ve lo dico con tutto il cuore, perché il problema principale è che loro hanno imparato a copiare, sono spudorati in questo, copiano meglio di noi. Cioè, la loro grafica, i loro grafici li pagano meglio. Riescono a fare dei programmi più belli e più completi, li hanno copiati da noi negli ultimi 5 anni. Sì, poi c'è qualche dettaglio, per esempio che loro vogliono gli inceneritori e la cementificazione, ma non te lo scrivono nel programma questo lo scopri il giorno dopo le elezioni. E allora come si affronta una campagna elettorale per l'europea, regionale, comunale? Si affronta semplicemente facendo una valutazione a parità di programma: chi di questi che porta avanti questo programma è credibile? Cioè, chi di questi fa quello che dice e lo ha dimostrato? Perché altrimenti qua ci raccontiamo balle. Se noi diciamo che dobbiamo discutere di programmi con gli altri, beh, allora perdiamo, perché loro sono più bravi a parlare, perché non si fanno nessun problema con voi se vi raccontano balle. Ve l'ho detto, i loro programmi sono impaginati meglio. Allora, questo è un concetto fondamentale, perché nei prossimi mesi ci apprestiamo a fare una campagna elettorale per le europee. Vedrete che tutti stanno contro l'Europa, poi chi in maniera moderata, chi in maniera più diciamo più radicale, tutti quanti vi parleranno male dell'Europa. Perché? Perché sanno benissimo che noi dovevamo essere un paese che andava in Europa per migliorare l'Italia, invece siamo stati negli ultimi 20 anni un paese che è andato in Europa per migliorare la Germania o per migliorare la Francia, togliendosi una parte della propria sovranità alimentare, energetica, e chi più ne ha più ne metta. E l'hanno capito, che i cittadini lo hanno capito, ma dove sta la differenza tra i programmi nostri, le idee nostre e quelle dei partiti che hanno governato negli ultimi 20 anni? Uno, che la domanda è molto semplice: tu vuoi cambiare l'Europa oggi? Scusami, ma perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni che sto paese l'hai governato e sei stato in Parlamento? Questa è una prima osservazione. Secondo, tu che vuoi cambiare l'Europa, vuoi modificare il fiscal compact, che è questo trattato che ci chiede di accantonare ogni anno 50 miliardi di euro nel bilancio dello Stato, e vi faccio presente che si sono scannati per un anno per 4 miliardi di euro sull'IMU, 50 miliardi ogni anno, significa che dovranno svendere e vogliono svendere scuola e sanità, ma lasciamo stare. Tu che dici che il fiscal compact va cambiato, l'hai votato, cioè i partiti di destra e di sinistra che adesso stanno in Parlamento, i cosiddetti partiti di destra e di sinistra, l'hanno votate queste porcherie. Sono loro che ci hanno portato in braccio alle banche europee, sono loro che hanno trasformato la comunità europea in unione europea, cioè hanno costruito all'inizio una comunità, che significa un universo di persone che cercano di crescere insieme, in un'unione, che significa obbligo di stare insieme intorno ad un sistema bancario che oggi non fa altro che chiederci austerity, che non fa altro che chiederci soldi, di fare la riforma Fornero, di fare tutto quello che va contro i deboli per arricchire i forti. Noi non siamo contro l'Europa, noi siamo contro questo modo di concepire l'Europa.
Un'Europa delle banche, un'Europa in cui i trattati ci chiedono sempre soldi e non ci danno mai diritti. L'Europa, la comunità europea, ci aveva chiesto il reddito di cittadinanza tanti anni fa. E quello non abbiamo mai sentito uno dei capi di Stato, il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio di questi anni dirci ce lo chiede l'Europa. No, ce lo chiede l'Europa sempre quando dobbiamo fare la riforma delle pensioni, cioè il peggioramento dell'età pensionistica. Significa sempre quando dobbiamo raccattare soldi dalla sanità e dalla scuola per trasferirli ai meccanismi di bilancio europei. Questa è stata l'Europa. Allora noi dobbiamo stare attenti su questo, perché è così che ci fregheranno. Sono diventati bravissimi a copiarci i temi e a parlarne bene, ma è fuffa. Questa gente sta a soldo di questi meccanismi e vale anche per i comuni. Li vedrete tutti parlare di consumo del suolo, però poi c'è la piccola postilla, dal 2050, entro il 2050. E allora così vi fregheranno. E noi non ci dobbiamo far fregare, perché questa è un'epoca storica, un movimento che in 3 anni, senza soldi pubblici, con un comico come leader, noi che siamo persone che non hanno mai fatto politica, è arrivato a 9 milioni di voti in 3 anni. Questa è un'epoca storica e non la dobbiamo perdere. Io ora non voglio dilungarmi, però qualcosa ve lo devo raccontare di quest'anno, perché è stato un anno importante. Io non voglio venirvi a raccontare le cose che non ci hanno fatto fare, perché quelle lì le potete immaginare. Io vi voglio raccontare le cose che siamo riusciti ad ottenere in quest'anno, i risultati che hanno portato a casa persone normali che non avevano nessuna esperienza politica e che credevano che l'entusiasmo valesse più dell'esperienza di gente che da 20 anni stava seduta lì dentro, perché questa è la morale della favola. Noi abbiamo sostituito gente che stava da 20 anni lì dentro e si riteneva indispensabile per questo paese quando lo ha massacrato, con gente che non aveva la benché minima idea dei meccanismi politici e voleva semplicemente provare a cambiare questo paese portando le istanze dei cittadini nelle istituzioni. E allora qualche storia dei nostri colleghi parlamentari che lavorano con noi, che lavorano nelle commissioni. Noi quando siamo arrivati in Parlamento, nei primi mesi lo sapete com'è andata, noi non sapevamo neanche dove era la carta per fotocopie. Vi chiediamo anche scusa se nei primi mesi abbiamo passato troppo tempo chiusi lì dentro a provare a organizzare un gruppo parlamentare, tutto quello che c'era da fare, e voi fuori sapevate ben poco, se non dai meccanismi di informazione perversi che vi spiegavano cose non vere. Noi guardavamo i TG e dicevamo: ma veramente abbiamo fatto questa cosa? A noi non risulta. E raccontavano storie che non erano vere. Non avevamo neanche un ufficio di comunicazione, ancora eravamo a zero, perché eravamo all'anno zero del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Poi abbiamo cominciato a capire un po' i meccanismi, a studiarci i regolamenti e a cominciare a realizzare il programma. Noi avevamo 2 obiettivi fondamentali: uno, aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà, che rappresentano il 95% del tessuto economico di questo paese. Quando tu aiuti una piccola e media impresa, aiuti anche gli operai che ci stanno dentro, dal mio punto di vista, mentre in questi anni hanno giocato sempre a mettere quelli che lavoravano nelle imprese contro quelli che avevano le imprese. Ma io conosco gli imprenditori onesti di questo paese, sono persone che prima di pagarsi il loro stipendio lo pagano ai loro operai e poi chiedono se c'è qualcosa per loro. Allora, la prima cosa è il fondo, ve l'ho raccontato, un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, dove versiamo i soldi dei nostri stipendi. E noi crediamo che 5.000 euro ad una piccola impresa sono una boccata d'ossigeno in un momento in cui le banche hanno chiuso tutti i rubinetti del credito. Ma poi siamo andati avanti, queste persone incompetenti, eversive, così ci definiscono, hanno cominciato a studiare i regolamenti, ve l'ho detto, e hanno cominciato a realizzare che c'erano delle esigenze che venivano dal mondo delle imprese. Una, per esempio, che ha portato al suicidio di tanti imprenditori: se un'azienda non ha la possibilità e che ha fatto dei lavori per lo Stato, non ha i soldi dallo Stato, cioè vanta dei crediti verso lo Stato perché lo Stato non la paga, come fa a pagare le tasse? E allora perché Equitalia gli continua a mandare cartelle esattoriali se quella non ha preso i soldi dallo Stato? Lo Stato non ti paga e vuole i soldi da te. Allora c'è un nostro collega che si chiama Mattia Fantinati, che insieme a tutti gli altri colleghi della Commissione dell'attività produttive scrive 3 righe di emendamento in un decreto
e dice: tutte le imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione gli si sospendono le cartelle di Equitalia. Oggi, grazie a Mattia Fantinati, queste tre righe sono legge dello Stato e probabilmente se venivano... se fossero entrate nel nostro ordinamento 4-5 anni fa avremmo salvato la vita a decine di imprenditori di questo paese. Ancora, io vengo da un comune che si chiama Pomigliano d'Arco, l'avete sentito nominare per la Fiat, una Fiat che per anni ha preso soldi pubblici facendo fare il gioco anche ad alcuni sindacati, il gioco della protesta per prendere soldi pubblici con gli ecoincentivi, la cassa integrazione in deroga e così via. Poi quando è arrivato il momento che non le conveniva più ha delocalizzato e se n'è scappata all'estero. Oggi addirittura si è andata a quotare in tanti altri mercati, a Londra, a New York. Bene, noi abbiamo sempre pensato che se tu sei un'impresa che se ne vuole andare via e che vuole delocalizzare, non puoi prendere i soldi pubblici perché lo Stato investe su di te per farti stare sul nostro territorio. E non è che tu ti rinnovi i macchinari con i soldi dello Stato, ovvero con i soldi dei cittadini, e poi dopo un anno chiudi in una notte, delocalizzi tutto e porti i macchinari in Turchia. Allora un nostro collega che si chiama Davide Crippa, sempre nella commissione attività produttive, scrive di nuovo tre righe di emendamento. Tre righe, guardate che sono delle sciocchezze perché sono testi che io vi sto citando. Tutte le imprese che delocalizzano in paesi esteri, fuori dal perimetro dell'Unione Monetaria, devono restituire tutti i soldi pubblici che hanno preso negli ultimi 5 anni. Questa proposta è una legge dello Stato italiano grazie al Movimento 5 Stelle. Ora, io non vi sto parlando di proposte di legge, io vi sto parlando di leggi, di cose di cui oggi si può usufruire. Certo, voi mi direte, tante aziende sono già scappate, lo so, però noi adesso siamo, ve l'ho detto, all'anno zero di un nuovo modo di fare politica, che è un modo semplice, perché io queste cose sono sicuro che le avete pensate tutti quanti negli anni. E loro passavano tempo nei talk show ogni sera a dirci che era difficile farlo. E noi invece abbiamo scoperto che veramente per scriverlo anche ci vogliono 5 minuti. E poi vi spiegherò come le abbiamo fatte passare queste cose, perché quella è la cosa interessante. Terzo, un'ultima cosa importantissima. Non solo le imprese, noi ci siamo occupati dei cosiddetti fitti d'oro, ne avete sentite parlare tutti, perché quella cosa è uscita fuori mediaticamente. E questa è una storia che riguarda anche me, ma riguarda principalmente un altro nostro deputato che si chiama Riccardo Fraccaro del Trentino Alto Adige. Riccardo insieme a me siede nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che è un po' il consiglio d'amministrazione, è quello che si occupa di erogare addirittura i rimborsi elettorali ai partiti e così via, cambia gli stipendi dei deputati eccetera. Tra le altre cose, noi andiamo a vedere i bilanci. Una cosa semplice, no? Chiunque ha un'azienda guarda sempre i bilanci e vede se stanno in perdita o ci sono magari delle spese folli. Andiamo a vedere i bilanci e scopriamo che abbiamo speso, noi cittadini italiani, solo con la Camera dei Deputati, negli ultimi 13 anni 554 milioni di euro di fitti per due palazzi che ne valevano 4 milioni di euro. Ciò significa che con una media di 30 milioni di euro all'anno di fitti, questo costui che prende l'introito di questi fitti lo ha pagato in mezzo mese tutto quello che doveva pagare, poi per il resto è tutto utile. Bene, andiamo a vedere questi bilanci e diciamo: guardate, avete già speso 500 milioni di euro, adesso facciamo una cosa, togliamo di mezzo questi contratti, se volete, se proprio ci tenete, li compriamo questi palazzi, costano 3 milioni di euro e il primo mese li compriamo, dopodiché eliminiamo tutto il resto della spesa. Non si può fare, ci risposero, perché questi contratti non prevedono una clausola di recesso e valgono fino al 2018. Al che andiamo ad indagare e scopriamo che questi contratti veramente erano contratti fino al 2018 senza clausola di recesso, firmati da un certo Violante, presidente della Camera del Partito Democratico. Però la cosa che noi ci chiediamo, quando questi ci hanno detto non si può fare, noi dicemmo: scusate, voi ci dite che non si può fare, ma noi siamo il legislatore, quello che fa le leggi in questo paese, e ci venite a dire a noi che non si può fare? Bene, Riccardo
mette insomma in moto la sua mente, che non è geniale, ma non per offenderlo, perché siamo cittadini normali, e scrive una proposta, un emendamento, sempre 3-4 righe, niente di più, in cui c'è scritto una cosa molto semplice: tutti gli organi costituzionali o gli enti pubblici che hanno in essere contratti di locazione eccessivamente onerosi possono recedere da questi contratti nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Ora, nessuno si accorge di quello che aveva scritto Riccardo, perché là neanche se le leggono le cose, e questa proposta passa e oggi è legge dello Stato. Noi non solo dalla settimana prossima recediamo dai contratti di questi due palazzi, che adesso vi racconto a chi appartengono, ma questo business di fitti d'oro dei palazzinari italiani, che si fanno fare contratti di locazione a lungo termine senza poter recedere, vale in Italia qualcosa come 8-9 miliardi di euro e interessa a tutti gli enti pubblici in Italia, perché erano l'assicurazione sulla vita per il voto di scambio. Un sindaco, un presidente di regione diceva: io ti do questo contratto di locazione così alto. E l'imprenditore, il palazzinario, diceva: sì, ma chi mi garantisce che quando tu non fai più il sindaco, perché magari non ti rieleggono, io continuo a prendere i soldi? Non ti preoccupare, facciamo un contratto senza clausola di recesso. E questo che fu fatto a un certo Scarpellini, che era il proprietario di questi due palazzi a Roma, che valgono 3 milioni di euro e spendiamo 35 milioni di euro ogni anno di fitto, il quale, il giorno dopo che nessuno si era accorto che cosa aveva votato, cioè la proposta Fraccaro, va ai giornali e racconta tutte le schifezze che i partiti hanno fatto con i suoi palazzi in questi anni: posti di lavoro che avevano piazzato lì dentro amici e amici degli amici, soldi per la campagna elettorale e finanziamenti per le varie attività elettorali che c'erano in questi anni. Cioè spiegò chiaramente tutto il meccanismo, aggiungendo una cosa: disse, io non ero proprietario dei palazzi quando Violante mi ha firmato il contratto, io ho chiesto a Violante di firmarmi il contratto, ho preso il contratto, sono andato in banca e ho detto: mi hanno firmato un contratto da 30 milioni di euro all'anno di fitto, me lo date un mutuo per costruire due palazzi da 3 milioni di euro? Certamente, non c'è nessun problema. Così sono bravi a fare gli imprenditori tutti in questo paese, non solo con i soldi pubblici ma senza la proprietà. Allora, che succede? Il discorso è questo: noi queste tre proposte, che sono tra le tante, guardate, perché poi non è finita qua, noi questi 8 miliardi contiamo di recuperarli veramente, perché che cosa faremo? Allerteremo i consiglieri regionali. I nostri meetup sono 6.000 in tutta Italia, sono 8.000 comuni, copriamo tutte le province, tutte le regioni e quasi tutti i comuni. Tutti i nostri gruppi faranno una richiesta protocollata ai sindaci, ai presidenti di regioni, di province, degli enti che ci sono in tutta Italia, in cui diranno una semplice cosa: voi, in base alla norma Fraccaro, potete, avete facoltà di recedere dai contratti d'oro che avete in essere con alcune persone. Se non lo fate, noi entro 30 giorni vi denunciamo con un esposto alla Corte dei Conti e ve la vedete con la giustizia. Questo è quello che faremo noi. Questo è quello che faremo noi nei prossimi mesi. E li denunciamo per danno erariale, perché si configura un danno erariale in questi casi. Allora, io perché vi ho raccontato queste cose? Prima di tutto per una ragione: che le persone normali lì dentro valgono doppio rispetto ad uno che sta lì dentro da 20 anni. Per due ragioni: nella migliore delle ipotesi, quello che sta lì dentro da 20 anni si è abituato al concetto che certe cose non si possono fare. Queste persone sono convinte di poterlo fare, sempre. E il fatto che noi ci diamo la regola dei due mandati è perché noi sappiamo che il rischio è che alla fine dei due mandati pure noi possiamo diventare persone che si convincono che certe cose non si possono fare. E così passiamo il testimone ad uno più entusiasta che entra. Due, nella peggiore delle ipotesi, stanno immischiati con i fatti e con gli affari di questi palazzinari, delle lobby e così via. Potrei raccontarvele per ore tutte queste storie, e di quello che abbiamo fatto saltare e di quello che abbiamo ottenuto per gli imprenditori e per le persone in difficoltà. Ma non è solo questo il punto: come abbiamo fatto? È questo il discorso. Non vi illudete
che noi siamo riusciti ad ottenere questi risultati perché abbiamo dialogato con le altre forze politiche. Quella gente è sorda, perché quando gli tocchi i propri interessi è sorda, e quando gli proponi cose per le imprese in difficoltà, come vi ho spiegato, quella gente, pur di non far fare una bella figura a noi, preferisce non farle approvare quelle cose che vi ho raccontato. E allora come ci siamo riusciti? Dopo i primi due mesi, noi al terzo mese abbiamo iniziato a studiare il regolamento della Camera dei Deputati per filo e per segno, e abbiamo scoperto che li potevamo tenere lì dentro anche 7-8 notti di fila, fermi, a discutere di quello che dicevamo noi. È successo sull'articolo 138, è successo su tante cose, funziona così, il meccanismo è banale. Tu, l'opposizione ha dei tempi di intervento, si chiama ostruzionismo, noi lo chiamiamo costruzionismo. Il meccanismo è semplice, tu li puoi tenere lì dentro a discutere per notti intere. Alla seconda notte, noi resistiamo ancora perché siamo giovani, loro non ce la fanno più. E succede che qualcuno viene da noi e ci dice: che volete, pur di fermare questa cosa. E allora, al che volete, il Movimento 5 Stelle mette sul piatto una decina di proposte buone, di cui poi in questa contrattazione, perché loro non ce la fanno più, passano due, tre o quattro, che sono tra quelle che vi ho citato io in questo momento. Ma non è solo questo il punto. Il punto è che questi strumenti che noi utilizziamo esistevano anche nelle passate legislature, quando si combattevano le leggi... quando si combattevano le leggi ad personam di quel signore lì, e vedevamo un'opposizione che sempre in TV vi ha fatto vedere che era contro, che combatteva. Lo sapete quante volte sono stati utilizzati gli strumenti ostruzionistici dal PD nella passata legislatura? Mai, mai, mai. Facendo così voi capite bene che nel giro di un anno abbiamo imparato ad utilizzare gli strumenti per approvare delle cose per i cittadini, e non ci sono voluti dei geni, perché l'abbiamo scoperto facilmente. Ora si apre un'altra fase del Movimento 5 Stelle, secondo me, poi concludo perché credo di aver parlato un po' troppo, si apre un'altra fase del Movimento 5 Stelle, che è il salto, perché... Io vi dico la verità, posso stare all'opposizione altri 4 anni, quello che volete, se voi volete che noi stiamo solo all'opposizione, noi staremo solo all'opposizione. Ma sinceramente ho visto la qualità dall'altra parte, che è veramente pessima. E ho visto questa gente qua, che veramente con tutti contro, con i media contro, senza un soldo, perché non prendiamo i rimborsi elettorali, con una rete esclusiva di lobby che sono i cittadini e nient'altro, è riuscita ad ottenere questi risultati. Tre ve ne ho parlati oggi, ma potrei parlare di Terra dei Fuochi, di quello che abbiamo portato a casa sullo scambio elettorale politico mafioso e così via. Allora io dico, se queste persone dall'opposizione con tutti contro riescono a portare a casa questi risultati, probabilmente al governo in 5 mesi questo paese lo cambiano velocemente, non ci mettono niente per quanto mi riguarda. Ed è questo il salto che dobbiamo fare. Dove stiamo governando, nelle città dove stiamo governando, stiamo dimostrando di essere forza di governo. Perché non sentite parlare di un decreto salva Parma e invece sentite parlare sempre di decreti salva Roma, salva Napoli e salva Torino? Andate a vedere De Magistris a Napoli e Pizzarotti a Parma con quale debito hanno iniziato il loro mandato. Era uguale, e De Magistris aveva un anno in più perché era stato eletto un anno prima. A Parma, da 800 milioni di euro di debito che ci avevano lasciato PD e PDL, il nostro sindaco ha ridotto in un anno di 200 milioni di euro e conta di eliminare il debito del comune entro quest'anno e poi passare alle partecipate. A Napoli stanno in dissesto finanziario, a Torino stanno quasi in default, a Roma è il terzo decreto salva Roma che fanno. Perché? Perché? Quando io parlo di decreti salva Napoli, salva Roma, sto parlando di soldi vostri che vengono erogati al comune per salvare non il comune, ma il partito che lo sta governando e che ci farebbe una figura pessima, che è poi quello che l'ha governato negli ultimi 20 anni. Perché questo è successo e perché non succede con noi? Andate a Pomezia, andate a Ragusa, dove abbiamo i sindaci. Perché una cosa molto semplice fanno i nostri sindaci quando arrivano, che è quello che abbiamo fatto io e Fraccaro quando siamo arrivati alla Camera: si guardano i bilanci e dicono: scusate, ma perché noi abbiamo come comune una società che investe in immobili?
Perché siamo diventati la Pirelli Refranchising quando invece dovremmo fare solo il comune? Perché abbiamo una fondazione che investe in derivati hedge fund quando invece dovrebbe semplicemente fare fondazione culturale e quindi ci costa più di quanto abbiamo? I dirigenti del comune ovviamente rispondono sempre: guardi, qui dentro basta vedere i nomi nei CDA per capire a chi appartiene queste, da me si dice a chi appartengono, cioè da dove provengono queste persone. Bene, provengono da, sono amici di quello, sono elettori di quell'altro e sono parenti di quest'altro qua. Bene, i nostri sindaci dicono sempre: noi da questa gente non abbiamo avuto niente, non dobbiamo dare niente, non ci ha dato un voto di scambio, perché noi il voto di scambio non lo facciamo. Togliamoli di mezzo e cominciamo a ridurre il debito del nostro comune. E tutti i soldi che i nostri sindaci mettono da parte li investono in dei progetti elementari per i disoccupati. Io sindaco devo mettere a posto quell'aiuola o quella piazza, faccio un contratto ad una persona che prendo da un albo dei disoccupati di questo comune e lo faccio lavorare con i soldi che ho ricavato dalla riduzione del debito. Dovrebbe essere una cosa elementare. Ma perché i nostri sindaci possono fare queste cose? Perché non hanno niente a che spartire con quelli là che queste cose le hanno create. Perché se noi ci fossimo alleati in campagna elettorale con qualcuno di quei partiti che prima aveva distrutto quel comune, quando tu arrivi a fare il sindaco, quei partiti che tieni nella tua maggioranza di governo comunale o regionale ti mettono i bastoni tra le ruote e ti dicono: guarda, questo mi ha votato, come fai a toglierlo di mezzo? Io ho preso i voti grazie a questo sistema qui. Ed è quello che succederà a livello nazionale, che poteva succedere a Napoli. A Napoli contro De Magistris tutti ci dissero: alleatevi con De Magistris, alleatevi con De Magistris. De Magistris nella sua coalizione aveva Rifondazione Comunista, Italia dei Valori e i Verdi, che erano i partiti che avevano governato fino a un minuto prima con l'amministrazione uscente. Che è successo? Che quello è andato a fare il sindaco, si è trovato nella sua maggioranza quelli che quel disastro lo avevano creato e che non avevano nessuna intenzione di ridurlo, perché il loro sistema intorno a cui si abitano doveva restare in vita, e così hanno assunto altre 30 persone in una partecipata dei rifiuti che era già in dissesto economico, semplicemente per dare posti di lavoro a chi dicevano loro, non con un sistema trasparente e di evidenza pubblica. Ed è tutta qua la storia. Noi dobbiamo pensare a chi è credibile e non possiamo pensare che forze politiche che ci hanno governato negli ultimi 20 anni sfasciando questo paese adesso ci dicono che lo vogliono cambiare. È una assurdità. E in qualsiasi altro momento politico di questo paese l'alternativa era l'astensione. Tanta gente si sarebbe astenuta e finiva lì. Ma in questo momento politico, grazie ad un'idea geniale che ebbe Beppe Grillo e ebbero Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, esiste un movimento che ha dato opportunità a queste persone che fino a un anno fa io ero un attivista, nient'altro, ci sto dal 2007, ma facevo la mia vita, ero anche preoccupato di poter entrare in Parlamento perché pensavo di non essere all'altezza, ma insieme ad altre persone insieme crediamo di essere all'altezza. Io non credo di essere all'altezza da solo, ma con queste persone credo di essere all'altezza, e sono queste persone che domani potrebbero essere forza di governo in un comune, in un paese, in una nazione come questa o in una regione. E io questo vi chiedo, di cominciare a credere e andare oltre, oltre l'opposizione. Io mi sono stancato di vedere i miei colleghi fare le proposte che possono salvare questo paese, individuando anche le coperture economiche, e vederle bocciate nella maggior parte finché non li minacciamo di stare lì 3-4 notti perché le propone il Movimento 5 Stelle. Questa è una follia, io non farei mai una cosa del genere. Se una proposta è buona l'abbiamo votata, noi l'abbiamo votate le proposte buone che venivano dall'altra parte, ma loro non votano le nostre. E allora capita che dobbiamo far saltare le schifezze sulle slot machine minacciandoli di stare a Capodanno in aula. Ve lo ricordate Alessandro Di Battista che dice: preparate cotechino e lenticchie che vi fate il Capodanno in aula, e saltano le norme sulle slot machine perché loro il Capodanno non se lo volevano perdere, logicamente. Noi eravamo disposti a perdercelo per far saltare la cosa che sta distruggendo le famiglie italiane, il meccanismo del gioco d'azzardo in Italia. Io questo avevo da dirvi, nient'altro. Io vi voglio soltanto testimoniare che queste persone ci stanno riuscendo, e se avessero dalla loro parte qualche milione di cittadini italiani in più, oltre a quelli che già ci hanno votato alle ultime elezioni, probabilmente faremo il miracolo.
un miracolo che altri in questo momento vi stanno raccontando. Io non sono uno di quelli che parla degli altri. Io vi posso solo dire una cosa, che ci sono le elezioni europee il 25 maggio e ci sono persone che vi stanno promettendo più soldi in busta paga il giorno dopo le elezioni europee. Poi valutate voi cosa volete fare, valutate voi se vi stanno fregando o no, valutate voi, tutti a casa. Valutate voi chi è credibile e chi non è credibile. Io non ho visto ancora un testo di legge di quello di cui si parla, ho visto solo una televendita. E di questa televendita, tra l'altro, che io ho chiamato così, si è offeso Mastrota, il quale mi ha chiamato, giuro questa cosa è vera, il quale mi ha chiamato mentre ero in trasmissione a Radio 2 e mi ha detto: scusami, io mi sento offeso perché avete chiamato quello lì un Mastrota qualunque. Ora, la questione, ragazzi, la questione è importante, perché Mastrota mi dice: io quando faccio le televendite non solo so quello che vendo, ma io le vendo le cose, perché io ho i materassi, voi sapete tutti che ci sono i materassi. Quello che cavolo stava vendendo là io non l'ho capito, perché non si è capito qual è il testo di legge e dove stanno i soldi di cui si parla. Allora, io su questo non faccio altro che opporre l'esempio di un movimento che sta provando a realizzare quello che ha detto e che quindi è credibile. Finché opporremo ai fatti le parole, allora riusciremo a cambiare questo paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte, altrimenti dovremo semplicemente aggrapparci all'ennesimo Masaniello di turno che verrà a dirci: ci penso io. Noi non vi stiamo chiedendo voti, vi stiamo chiedendo partecipazione e una mano in tutti i termini. Credo che ci sarà una raccolta fondi per la campagna elettorale, ci sarà sicuramente dei banchetti in cui dare una mano a divulgare le informazioni, prendetevi i volantini e portateli ai vostri parenti, ai vostri amici. Cerchiamo di far dilagare questo virus. Non vi chiedo il voto, chi ci ha dato il voto alle ultime elezioni nazionali e poi è scomparso, quelle persone non le ho mai più riviste e quelle persone staranno in un angolo da qualche parte di questa società a disperarsi, perché non solo non avevano capito cosa avevano votato, ma non stanno neanche seguendo cosa stiamo facendo. E dopo 30 anni, in 11 mesi, noi non abbiamo cambiato il paese, ma abbiamo innescato un processo di cambiamento. Grazie. Grazie davvero a tutti per il vostro contributo, è veramente una cosa eccezionale. Come dicevo prima, a questo punto è il momento del dibattito, delle domande, quindi chiunque volesse, abbiamo già una domanda e anche il signore lì. Che signore lì, cominciamo. Allora, se mi dice a chi vuole fare una domanda, io poi do il microfono che se lo gestiscono. Mi può rispondere. Va bene, allora poi lo passo qua. Allora, grazie per la presenza. Io questa sera non si sente. Non si sente. Allora, prendo con questo, guarda. Alzo la voce. No, mi sentite c'è, così? C'è. Allora, grazie innanzitutto di essere qua. Io stasera sono qua senza mangiare, sono in piedi stamattina alle 4, sono un ambulante. Ma mi avete saziato, io sono sazio di voi, veramente, sono entusiasta. Scusatemi se non mi alzo perché ho problemi alle ginocchia, però come se fosse in piedi. Volevo sapere se si era fatto qualcosa, si sta facendo qualcosa per quanto riguarda l'anzianità delle pensioni, cioè le pensioni, perché io pensavo che adesso siamo 42 anni, nel mio caso ero rotti mesi, se si riusciva a portarle verso i 90 anni di lavoro, perché io mi sono preso una bara con una fessura e mi porteranno magari lì le 700 euro lorde che mi daranno. Tutto qui, grazie mille. Tre domande e poi una risposta magari cumulativa. C'era il signore, ma guarda, si quello. Senta, io... Pronto. Voi vi siete avvicinati al cosiddetto Parlamento, al potere politico da poco tempo.
Io ho una certa età. Io ho una certa età e da 40 anni, 50 anni faccio il commercialista in un certo modo. Ho sempre avuto una curiosità che è sempre più diventata impellente negli ultimi tempi, vedendo 50 arresti al giorno, sequestri di 400 milioni, 55. Tra l'altro dico una cosa che vorrei una risposta, due risposte. Si parla delle carceri. Le carceri sono in certe condizioni, ma non si dice mai che le carceri sarebbero anche sufficienti se non ci fossero così tanti delinquenti. Perché ogni giorno ne arrestano 50, 60, 70, oltre a quelli che si arrestano per droga, non droga, eccetera, eccetera. Ora questa è la prima domanda, sono le carceri insufficienti o sono troppi coloro che vengono incarcerati? Prima domanda. Seconda domanda, che è impellente da parte di un cittadino che crede di avere una certa esperienza di vita, di cultura, che è sempre più impellente. Io credo, e lei Di Maio mi dovrebbe dare una risposta per la sua recente esperienza, che questo paese, di fatto, al di là di tutte le questioni, e non è fantascienza, è retta da una cupola mafio-finanziaria, anche con diramazioni internazionali gestite in un certo modo, di cui i vari Berlusconi, Letta, Bersani, Renzi siano solo strumenti che fanno finta di fare l'opposizione tra di loro, ma di fatto fanno gli affari loro, perché di ideologia oggi non ce n'è. La sinistra non esiste, la destra non esiste, il centro non si sa cosa sia, per cui noi siamo gestiti, e non è fantascienza, perché noi abbiamo degli stati che sono retti per esempio dal narcotraffico, vedi Bolivia, vedi Messico, compagnia, beh, Putin, eccetera, eccetera, cioè ci sono delle oligarchie ben precise. Allora io verrei da lei due risposte, la prima che è recente, la seconda è: ma non le sembra che al di sopra di tutte queste persone vi sia una cupola macrofinanziaria che gestisce questi personaggi volta per volta? Grazie. Ciao. Volevo chiedere se era possibile realizzare una sorta di strumento che spieghi meglio quello che come si fanno ad avere i fondi, dei finanziamenti dal fondo che avete creato, perché secondo me non è ben chiaro, cioè è chiaro che esiste il fondo, ma come averli mi sembra ancora poco chiaro. Io da Luigi poi. Allora, sulle carceri risponde Giulio, poi decide lei cosa integrare. Comincio dall'ultima, che è importantissima, hai ragione, perché questo fondo per le piccole e medie imprese su cui trasferiamo i nostri soldi trova delle difficoltà, i soldi dei nostri stipendi, nell'approccio dell'impresa che vuole cercare di ottenere questi soldi. Allora noi abbiamo fatto una cosa, siccome abbiamo diverse relazioni ormai con associazioni di professionisti, noi ascoltiamo tutti, quindi in quest'anno abbiamo incontrato un po' tutti i settori di questo paese. Ci sono associazioni di professionisti e anche ordini minori, per esempio l'ordine dei consulenti del lavoro, di quei minori nel senso meno famosi, che si sono messi a disposizione dicendo che ogni giorno possono assicurare in ogni provincia italiana una giornata di sportello gratuito per gli imprenditori per fare le pratiche per accedere al nostro fondo. E adesso ci stiamo lavorando, ma penso che per fine mese sarà pronto. Stiamo proprio facendo un protocollo d'intesa in modo tale che d'ora in poi anche tutte le persone che chiedono ai banchetti, come attivisti e così via, possono andare direttamente ad uno sportello che gli indicheremo e si andranno a far fare le pratiche gratuitamente per accedere al fondo. In questo momento sul fondo ci sono circa 4 milioni di euro nostri e uno che ci ha messo il governo, cioè noi in un anno siamo riusciti a mettere di più di quanto hanno messo tutti i governi da quando esiste il fondo in questi anni. Il discorso è anche un altro, che
che oltre al sistema del credito, cioè che fa da garanzia per far accedere al credito gli imprenditori, ci saranno anche circa, vedendo i regolamenti attuativi, 10.000 euro a fondo perduto per coloro che hanno un'idea innovativa imprenditoriale di start-up, possibilmente giovani, che vogliono accedere al mondo dell'impresa con un finanziamento che non sia per forza da dover restituire. Quindi il sistema è abbastanza a 360 gradi, aiuta gli imprenditori di medio corso che sono in difficoltà, ma favorisce anche la crescita delle start-up. E questo lo stiamo facendo esclusivamente con i soldi dei nostri stipendi, perché devo dire che poi al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa, il Ministero dello Sviluppo Economico è il più importante del governo, quello di cui sentite parlare poco. Il MEF, Economia e Finanza, è quello che prende i soldi da voi. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, è quello che li distribuisce i vostri soldi, cioè decide quali politiche economiche fare nei riguardi delle imprese. E così scopri che per le imprese sopra i 250-300 dipendenti c'è un fondo di rotazione del credito da 1 miliardo di euro, e per le piccole e medie imprese, anche perché le medie oggi con questa crisi sono diventate piccole, quindi di medie c'è ben poco, ci sono i nostri fondi. Quindi il meccanismo anche con il quale vengono erogati i soldi pubblici, i fondi pubblici in questi anni, è chiaro, si va sempre verso le grandi aziende, quelle lì che poi delocalizzano in una notte perché hanno anche la potenza economica per poterlo fare, e sempre meno verso commercianti e piccoli imprenditori. E non è un caso che il nuovo ministro di questo governo è una certa Guidi, figlia del presidente di Confindustria, lei presidente di Confindustria Giovani, che è evidentemente una persona che deve perorare la causa di Confindustria, cioè che è perorare la causa di indirizzare i fondi che vengono dal MEF erogati col MISE verso le aziende che in questo paese sono una piccola parte del tessuto economico, la gran parte del tessuto economico sono le piccole e medie imprese. Secondo, per quanto riguarda il sistema cupola mafioso finanziaria, io non credo che ci stiamo dicendo niente di nuovo, cambiano i termini, ma che ci stiamo raccontando? Vi ho appena detto che al MISE ci hanno messo quella di Confindustria, e vi posso dire che al MEF ci hanno messo l'uomo del Fondo Monetario Internazionale che ha gestito la Grecia negli ultimi anni, un certo Padoan, che è anche il consulente economico finanziario di Amato quando venne a prelevare dai vostri conti correnti in una notte i fondi negli anni 90. E allora, di che stiamo parlando? Noi stiamo parlando di un sistema, vi racconto solo questa storia, in cui quando si fa la legge di stabilità, che è la vecchia legge finanziaria, alla Commissione Bilancio della Camera, e questo lo abbiamo visto tutti quest'anno per la prima volta, perché per la prima volta siamo entrati in Parlamento, ci sono più persone fuori dalla Commissione Bilancio che parlamentari dentro. Quando io sono arrivato per la prima volta lì fuori e c'era tutta questa gente a dicembre, ho chiesto ai commessi chi fossero e non mi rispondevano, o mi rispondevano in maniera vaga. Poi nel bel mezzo di una notte in cui si stava facendo la legge di stabilità si scopre che è passato un emendamento contro un'azienda, che è passato un emendamento che tocca le centrali a carbone che danneggiavano una certa azienda di un certo De Benedetti, l'azienda si chiama Sorgenia. Durante quella notte si bloccano i lavori per un'ora perché a quell'azienda non andava a genio quel emendamento, e così scopri che in quel momento le lobby, che sono nient'altro che grandi aziende di potere che si stanno arricchendo nei momenti di crisi, cioè mentre c'è un momento di crisi c'è sempre qualcuno che si arricchisce, altrimenti non si spiegherebbe perché il 10% delle famiglie italiane possiede il 60%, 65% della ricchezza. Cioè nei momenti di crisi esiste un travaso, c'è chi si arricchisce. Se dietro ai governi ci sono quel 10% di famiglie o 10% di poteri forti, le cose non cambieranno mai, perché a loro le cose vanno bene così. Se invece dietro ai governi c'è la maggioranza dei cittadini, beh, le cose possono cambiare velocemente, perché non faranno più gli interessi di quelli lì. E quello che è successo in Commissione Bilancio è di evidenza enorme. Si blocca una commissione parlamentare, dei parlamentari bloccano una commissione perché a un'azienda non va a genio un emendamento. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che è marcio e in cui i parlamentari al massimo sono gli avatar, sono semplicemente le icone di un sistema che sta fuori. Che cosa abbiamo fatto noi? Io e tutti quelli che siedono nell'ufficio di presidenza della Camera, io, Riccardo Fraccaro sempre e Claudia Mannino, abbiamo fatto una cosa molto semplice.
ci siamo fatti dare i tesserini di questa gente che addirittura può arrivare fino a fuori la commissione bilancio, e abbiamo scoperto che Confindustria in questi anni poteva far entrare gente in maniera discrezionale alla Camera. Provateci voi ad entrare alla Camera dei Deputati, vedete se li fanno entrare. Abbiamo scoperto che i sindacati facevano entrare persone come volevano, abbiamo scoperto che l'associazione giornalisti parlamentari fa entrare 250 persone al giorno, di cui non c'è nessuna tracciabilità se non un nome, e potrebbe essere chiunque. Cioè abbiamo scoperto che siamo circondati, cioè che 630 deputati stanno in un palazzo abitato da 1200 persone sconosciute che entrano con tesserini e che si chiamano lobbisti. Allora io come vicepresidente ho consultato il comitato della sicurezza, ho detto fatemi avere tutti i tesserini, abbiamo visto queste cose, e la settimana prossima all'ordine del giorno dell'ufficio di presidenza della Camera, che è il CDA della Camera, arriverà finalmente un regolamento sui lobbisti. Che cosa vogliamo fare? Un recinto. Tu partito vuoi incontrare un lobbista, hai una stanza, quel lobbista quando entra deve indicare il suo nome, l'azienda a cui appartiene, portando la visura camerale e soprattutto il motivo per cui ti incontra. D'ora in poi questo registro è pubblico, succede a Bruxelles, succede al Parlamento francese, succede al Parlamento tedesco. Il lobbismo non è per forza una cosa sbagliata. Se andate negli Stati Uniti trovate i lobbisti dei malati di cancro. Il problema è che qua in Italia i lobbisti sono sempre aziende che si devono fare i fatti loro e che comandano i partiti. E non è un caso che l'ingegner De Benedetti, patron dell'Espresso e di Repubblica, è colui che fece stalking al ex ministro Barca, Fabrizio Barca, che in una telefonata a Radio 24 dichiara: io Renzi non l'ho mai sentito, non mi ha mai chiamato, ma c'ho De Benedetti che mi chiama da 2 settimane perché vuole che io vada a fare il ministro dell'economia per forza, e gli fanno uno scherzo telefonico in cui lo fanno confessare su questa cosa. Allora voi ditemi che governo è un governo in cui il presidente del consiglio incaricato non chiama i potenziali ministri, e invece imprenditori che non c'entrano niente chiamano i potenziali ministri per farle fare i ministri. Questo è il panorama, ed è questo il valore aggiunto di una forza politica libera. Noi non siamo persone eccezionali, siamo persone che hanno comunque l'umiltà di dire che non siamo perfetti, ma ci siamo dati delle regole. Qui chi non restituisce i soldi se ne va a calci nel sedere in questo movimento, e chi non vuole rispettare il regolamento, il codice di comportamento, i 2 mandati e la restituzione dei rimborsi elettorali, chi si vuole mettere a fare le correnti della DC per trasformarci nella Democrazia Cristiana, se ne va. Noi non abbiamo tempo da perdere, e noi non vogliamo diventare come loro. Queste regole ce le siamo dati per non diventare come loro. Ce n'era un'altra nella prima domanda, la questione delle pensioni. Diciamolo chiaramente, questo paese è gestito da una cupola mafia. È già stato, ce lo siamo detto. Il discorso è che se mi vuole far fare questa dichiarazione per andare su tutti i giornali domani, la fa lei. Io le ho spiegato qual è il meccanismo ed è molto semplice, per il resto possiamo andare avanti. Sulla questione delle pensioni, guardate, stasera, no scusi. E ho il coraggio di dire quello che penso. Perfetto, è chiarissimo. Ora, la questione delle pensioni, stasera probabilmente nel prossimo giro di domande, credo sarà l'ultimo perché poi anche voi dovrete andare a casa prima o poi, nel prossimo giro di domande nasceranno altri problemi. Ci sarà una persona che viene da un'impresa che ha delocalizzato, ci sarà un'altra persona che è disoccupato, ci sarà un padre che ha il figlio all'università col numero chiuso, questo meccanismo assurdo, e così via. Tutte sono questioni che riconducono su una questione, cioè i soldi, dove prendere i soldi per fare queste cose. Io la vedo così: la riforma delle pensioni, la riforma della pubblica amministrazione, l'aiuto alle imprese, è tutta una questione di volontà politica. Noi in questi mesi abbiamo accumulato centinaia di proposte per mettere insieme soldi dalle follie degli sprechi di questo paese e indirizzarle verso altro: imprese, reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni. Noi abbiamo più volte proposto in aula l'abolizione della legge Fornero, il ripristino della legge precedente, ma ovviamente ce l'hanno bocciata, e non c'è stato in quel caso ostruzionismo che tenesse, perché non c'era un decreto legge che ce lo permettesse di fare, cioè sono determinate situazioni che ci permettono di utilizzare quello strumento. Ma la cosa è molto semplice: basta prendere i soldi da una parte in questo paese e mandarli dall'altra. Perché io sono convinto che 10 miliardi ci siano in questo paese ogni anno da recuperare, anche 20, noi li abbiamo trovati, ma
Ma dove li abbiamo trovati? Li abbiamo trovati nei vitalizi, abbiamo trovato nelle pensioni d'oro, l'abbiamo trovato nella spesa militare, li abbiamo trovati nei finanziamenti all'editoria, quelli che permettono ai giornali di sopravvivere anche se non vendono niente, così siamo bravi a fare gli imprenditori tutti quanti, li abbiamo trovati nei fitti d'oro, cioè li abbiamo trovati in quel meccanismo di interessi che mantiene in piedi questo sistema politico. E finché i cittadini eleggeranno in Parlamento i 2/3 di vecchi partiti, perché la situazione è questa, noi siamo 1/3, loro sono 2/3, e siccome loro sono 2/3 coalizzati intorno agli stessi interessi, quegli interessi è difficile scardinarli, ma è semplice, basta non votarli più, come dice Beppe, basta aprire gli occhi per non vederli più in questo paese, e noi questo dobbiamo fare, semplicemente aprire gli occhi e ricordarci che alle ultime elezioni nazionali noi per 500-600.000 voti non siamo arrivati a fare la prima forza politica alla Camera prendendo il premio di maggioranza. Avevamo preso quasi 9 milioni di voti e ci mancava poco per prendere il premio di maggioranza alla Camera. Attualmente avevamo la maggioranza alla Camera, non c'era la maggioranza al Senato, ma le regole le dettavamo noi in quel caso. Perché? Perché magari qualcuno non ci ha creduto troppo. C'è un 20-25% di persone astenute. Se quelle persone ci avessero creduto un po' di più, noi oggi saremmo lì. Ma non c'è problema, perché adesso ci sono le europee e i sondaggi ci danno come prima forza politica. E siccome sono quelli che ci davano al 18% e abbiamo preso il 25%, fate voi la sommatoria dei numeri che danno adesso e quello che prenderemo. E non c'è problema, perché questi qua non dureranno molto. Io l'ho già vista questa stagione, quella di De Magistris, di Pisapia, quella di Crocetta in Sicilia che continua a guadagnare più di Obama. Questa stagione io l'ho vista nella mia età giovane, io ho 27 anni, ma negli ultimi 10 anni io l'ho visto già succedere. Arrivano, si professano come il nuovo, fanno una serie di operazioni spot che li fanno sembrare il nuovo e poi si scontrano contro gli interessi delle forze politiche che li sostengono. E allora De Magistris non ha mai potuto abolire le auto blu del Comune di Napoli, Crocetta non si è mai ridotto lo stipendio perché sennò si dovevano ridurre gli stipendi tutti i suoi assessori e consiglieri regionali che dissero ma che stai dicendo, non esiste proprio, e così poi entrano in contraddizione e i cittadini poi se ne accorgono velocemente. Ora si tratta di 2-3 mesi, poi questa pompa magna finirà, questa propaganda di regime finirà, perché i fatti non arriveranno purtroppo, perché se arrivassero io sarei il primo a votarli, sarei il primo a gioire. Noi l'abbiamo detto, se arriva un altro che cambia il paese, noi scompariamo il giorno dopo, non dobbiamo stare in politica tutta la vita. Il problema è che arriva ogni anno uno che vuole cambiare il paese, ma non lo cambia mai. Perché? Perché non prende i soldi che stanno andando in una direzione e li direziona verso un'altra, e vale anche per le pensioni. Io vi posso dire che in questo momento i soldi ci sono per ritornare indietro al pre-Fornero, ma questi soldi in questo momento non si vuole prenderli da spesa militare, pensioni d'oro e tutto quello che ci gira intorno. Anzi, quando vogliono loro trasferiscono questi soldi che abbiamo a banche, l'avete visto con il decreto Banca Italia, 7 miliardi e mezzo di euro da Banca Italia alle banche private e alle assicurazioni senza neanche una clausola che dicesse dovete usare questi soldi per dare il credito alle imprese, quindi li abbiamo lasciati in pancia alle banche e alle assicurazioni. E l'abbiamo visto con il condono delle società di slot machine, 2 miliardi e mezzo di euro condonati alle società di slot machine quando mandano Equitalia dai commercianti anche per una tassa non pagata di 200 euro. Questa è la morale della favola. Allora basta aprire gli occhi, perché i soldi ci sono, ci passano sotto al naso ogni giorno, ne sentiamo parlare anche in televisione, solo che loro fanno una porcata e la vendono come una cosa buona, quando invece si potrebbe fare ben altro. Lascio la parola a Giulia per le carceri. Il signore ha centrato un punto importante, le carceri. Allora, no, la domanda era: ma sono troppe poche le carceri o abbiamo troppi delinquenti e quindi veniamo condannati per questo motivo? Partiamo dalla prima. No, non abbiamo poche carceri. Non abbiamo poche carceri perché, se voi vi leggete anche la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato il nostro paese per il sovraffollamento carcerario, non c'è scritto che noi dobbiamo metterci lì a costruire nuove carceri. Il problema è che abbiamo attualmente 45.000 posti con più di 66.000 detenuti,
a fine, sono dati di fine 2013, e abbiamo le nostre carceri che sono organizzate male. Sono organizzate male perché ci ritroviamo con troppi detenuti dentro le celle che soffrono in condizioni disumane, ai limiti della tortura. Questo è il primo dato, quindi non servono nuove carceri. Allora abbiamo troppi delinquenti? Non è neanche questo il problema. C'è un paradosso in questa situazione. Noi abbiamo dentro le nostre carceri persone che sono lì per dei reati minori. I pesci grossi, i mafiosi di turno, lei prima citava, ci sono le ordinanze di custodia cautelare che arrivano a fare sequestri, dispongono sequestri per 420 milioni di euro e passa, quindi si sequestrano beni per dei valori incredibili, si mettono... Certo, queste cose vengono ogni giorno, io le ho fatto l'esempio dell'ultimo perché si tratta proprio di qualche giorno fa per il caso di Reggio Calabria, la provincia di Reggio Calabria. E il problema è che, vi dicevo, anche qui c'è un paradosso. Noi abbiamo audito proprio pochi giorni fa a Palermo Roberto Scarpinato, uno dei magistrati più in gamba di questo paese. Roberto Scarpinato ci diceva: badate bene che quando noi arrestiamo i mafiosetti di turno, grandi o piccoli che siano, c'è un continuo turnover. Questi entrano ed escono. Noi non abbiamo più in Italia ormai la certezza della pena. Abbiamo mafiosi che entrano in carcere e poi dopo un po' escono. E quindi continuano a rimanere importanti e punti di riferimento per le loro bande, per le loro cosche, perché tanto hanno la certezza di ritornare fuori. E questo avviene continuamente anche per magari gli immigrati o le persone che delinquono nel nostro paese. Non c'è più la certezza della pena, l'hanno smantellata in tutti questi anni. La conseguenza qual è? E che dentro le carceri noi abbiamo tossicodipendenti, abbiamo appunto il 25% degli immigrati, abbiamo persone che stanno lì per le misure di custodia cautelare, la custodia cautelare in carcere, quindi persone che ancora non hanno una condanna definitiva, ma stanno ancora magari aspettando il primo grado e potrebbero pure risultare innocenti. E tutto questo sistema, signori, tutto questo sistema l'hanno creato apposta. Perché la giustizia in questo paese, purtroppo, non vogliono cambiarla, non vogliono cambiarla. Dopo questo ventennio di berlusconismo assoluto, ma di collusione con il centro-sinistra, che aveva l'occasione di cambiarla, invece, come ben sapete, non è successo nulla. La giustizia è uno di quei settori che non solo non è cambiato, ma è stato proprio smantellato e tutto da ricostruire, pezzo per pezzo. Bene, con questa situazione qui, succede che il Movimento 5 Stelle arriva in Parlamento e si ritrova appunto in Commissione Giustizia. Praticamente in un anno abbiamo parlato soltanto di carceri e addirittura arriva il Presidente della Repubblica con il suo messaggio alle Camere che ci dice, ci indica quasi la strada, ci dice... Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannato, lo dobbiamo risolvere, abbiamo troppi detenuti, pochi posti, trovate una soluzione. Secondo me non è proprio da escludere anche un indulto o un'amnistia. Abbiamo il Presidente della Repubblica che ogni 3x2 si permette di infilare il naso nei poteri dell'esecutivo e nel potere legislativo per dire la sua. Questo non è tra le sue prerogative, non è tra le prerogative di un Presidente della Repubblica davvero imparziale, davvero garante, davvero super partes. E faccio questa parentesi perché su Napolitano questa sera non ne abbiamo parlato, ce ne sarebbero migliaia di cose da dire. Però guardate, molti sono arrivate delle critiche quando noi abbiamo presentato quella messa in stato d'accusa nei confronti di Giorgio Napolitano. Ma signori, noi l'abbiamo fatto perché
deve rimanere agli atti di questa Repubblica, agli atti di questo paese, tutte le nefandezze che ha commesso Giorgio Napolitano, una dietro l'altra. Tutte le interferenze dal potere legislativo, quello esecutivo, quando chiama i partiti di maggioranza per discutere di legge elettorale e ovviamente non chiama e non si permette neanche, non gliene frega niente nemmeno di sapere che cosa pensa l'opposizione, ma il problema è stato che non era lui che doveva chiamare per tentare di trovare una strada da percorrere per la legge elettorale o per riformare la Costituzione italiana, la seconda parte della Costituzione italiana. Quelli non sono i poteri del Presidente della Repubblica, non è un Presidente della Repubblica colui che si permette di infilare il naso pure nei confronti del potere giudiziario, e non sto qui a raccontarvi tutta la questione.